Ennesima serata da incorniciare per la formazione di Bassano del Grappa, questo 2-1 al Monza contro un Monza che appunto non ha ancora speso tutte le sue cartucce in questo campionato, perché purtroppo è una stagione difficile, però una squadra forte da affrontare. L'avete superato un ennesimo ostacolo importante e avete chiuso il 2014, che è forse l'anno più bello della storia del Bassano Calcio. Sì, partiamo dalla partita che sapevamo che comunque non era una squadra morta per i problemi che comunque hanno in società, l'hanno dimostrato sul campo, perché comunque fino alla fine volevano fare la partita, ci hanno creduto e non hanno mollato, quindi onore a loro come giocatori, perché in una situazione del genere non so se tutti avrebbero fatto come loro. E noi siamo stati bravi perché comunque non l'abbiamo presa sotto gamba nonostante le situazioni e sapevamo che dovevamo sbloccare il prima possibile in modo tale da metterla dalla nostra parte e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una grande partita soprattutto il primo tempo, poi un po' la stanchezza così, siamo un po' calati il secondo, però abbiamo fatto una grande partita concentrati perché volevamo assolutamente chiudere in bellezza quest'annata che dal mio punto di vista credo irripetibile, perché chiudi, hai iniziato primo e forse aspettiamo il risultato del Pavia di stasera e vediamo se riusciamo a chiudere primi. Se non chiudiamo primi, comunque è un'annata indimenticabile, veramente. Non dimentichiamo che il Bassano rispetto ad altre squadre ha nelle gambe, forse ancora più nella testa, un mese di partite vere, da quel 10 agosto in cui avete vinto quello storico derby a Vicenza, quindi un mese in più di campionato di fatto da smaltire, adesso arrivano le vacanze, forse è il momento giusto per staccare un attimo la spina. Sì, arriva perfetto, soprattutto la vittoria, perché comunque vai a festeggiare Natale con più tranquillità sotto l'aspetto calcistico. Quindi adesso recuperiamo bene tutte le forze, facciamo un bel Natale e poi ci ritroviamo il 27 consapevoli che non abbiamo fatto tutto. C'è ancora tutta la seconda parte del campionato, che si sa è ancora più difficile della prima. Quindi godiamoci questi giorni di vacanza, però poi iniziamo di nuovo a lavorare come si deve. Ascolta Simone, Raffaele non è, deve iniziare a preoccuparsi perché in coro lo stai facendo cose inimmaginabili. No, no, Raffaele, l'ho visto prima qui fuori, mi ha fatto i complimenti, a me fa piacere perché comunque è un ragazzo che dà sul campo tutto quello che ha e l'ha dimostrato, si sa che per noi è importante. Sono contento di essere riuscito un attimo a rimpiazzarlo, tra virgolette, però no, vogliamo che rientri anche lui, poi chi gioca, gioca, non importa, tanto se gioca lui fa bene lui, se gioco io do il meglio io, quindi non ci sono queste preoccupazioni. Giocate insieme che siamo tutti più contenti. Grazie Ah, beh, anche, come abbiamo sempre fatto. Simone. Grazie a voi.